pensare a cosa fare per la nostra città e a sentire che dovevamo provare a proporre di essere insieme, di essere comunità. E io penso che per noi a Foggia sia estremamente difficile, non sia assolutamente scontato riuscire ad essere insieme, riuscire a sviluppare non lo stesso pensiero, ma a pensare insieme, a coordinarci. Perché lo dico? Perché è la mia esperienza, che ahimè viene da lontano, viene da un momento, lo sapete tutti, estremamente negativo, che però a un certo punto impatta nel 2005 con il provvedimento di una giudice del nostro territorio, Luciana Vazio, che scrive in un provvedimento che ho citato tantissime volte, di cui è stata data notizia rispetto all'omicidio Marcone, che quello che desta sconcerto nel giudice e che pezzi di quella che dovrebbe essere la parte sana della città, della società, conoscono la verità e non hanno contribuito. Questa cosa mi ha profondamente segnata. In un primo momento è stato molto negativo perché io mi sono detta allora non ce la devo avere con i criminali che sono andati lì e hanno premuto il grilletto e hanno ucciso mio padre. Ma dovrei avercela con altri. E chi sono questi altri? È questo il punto. Chi sono? Il chi sono con cui io mi sono scontrata per tantissimi anni. E oggi, in realtà non è da oggi, ma è già da un po', che mi sono detta che questa città ha bisogno di essere comunità per sprigionare le verità, per far parlare le verità che sono ancora chiuse nella nostra comunità, a tutti i livelli. E per me questo è un ruolo importante che una persona come me, che testimonia questo passato e che non ha tantissimo altro da dire se non l'essere una persona che ha letto questa città, che si è impegnata e ha provato in questa città a fare antimafia. Quando di questa parola in questa città non se ne poteva neanche parlare, ma anche in un tempo in cui a un certo punto questa parola è stata sbatacchiata come una bandierina. E di questo non voglio lamentarmi, perché anzi, secondo me, di questo tema è giusto che se ne parli e se ne parli chi si sente di parlarne. Però attenzione, anche qui ci vuole consapevolezza, coscienza. Bisogna parlarne a ragion veduta ed essere comunità anche di contrasto alle mafie, perché le mafie del nostro territorio non sono solo quelle che sparano, sono anche quelle che non si vedono, e questo lo sappiamo tutti.